Ciao amici. Bentornati in un nuovo video. Allora, siamo a Capodanno. Allora, Capodanno. Due giorni fa avevo messo il video di Punta Spilli Christmas Edition. Dovevate votare le foto. Le foto sono in totale, sono state 9. Avete votato. Avevo dato tempo fino a oggi. Lo faccio, chiudo adesso i voti, perché da domani, è il 1 gennaio, subentrerà la legge Coppa. Quindi ciao ne a tutti i commenti, e non vorrei perdermi che mi chiudessero i commenti, non si sa da quando, se magari stasera sul tardi, onde evitare. Adesso ci sono ancora, e quindi andiamo a vedere adesso insieme i commenti. Io non so, ho messo i cuoricini a tutti, non ho risposto a nessuno, ho messo i cuoricini, però devo andare a sommare. Ho fatto qua un foglio da 1, 2, 3, 4, 5, da 9. Andremo a leggere i commenti, chi ha commentato, e andrò a mettere la X. Oggi siamo tutte corazzate. Halloween. È Halloween. Sono messa ma. Halloween. Cosa? Cosa? Allora, abbiamo partecipato anche io e Simone. Allora, il video l'ho aperto sul cellulare di Papà Luca. Andiamo. Ah, c'ho pure un dislike. Allora, i commenti sono stati 30. Ok. Don Ciccio, voto 8. Ha votato per la foto numero 8. Una X. Poi Luisella Nozza ha votato la foto numero 1. La migliore foto è la numero 1. Stupenda, dice. Ok. Lalla Franzi, complimenti a tutti. Voto la foto numero 8. Non so se si vede. Ok. Comunque potete andare. Oh, che brutto! Potete andare fino a, non so adesso, a vedere anche voi i commenti. Ancora adesso ci sono. Le creazioni stupende di Chiara, sarà perché chi ha puntini puntini sarà Chiara. Per me la foto più bella è la numero 1. Hashtag puntaspilli. Poi Flavia Patisso. Per me la foto più bellissima. La foto più bellissima è 9. Giampaolo Caierino 5, meravigliose, voto la numero 8. Isabella Maggi, i miei bambini hanno detto 5. Pachito Magico Collezionismo, aspettate, oddio. No, perché ho aperto. Voto la numero 8. Facete con i contini. Un attimo. Lucrezia De Lucci vota la numero 8. Pasquale Tufano, voto foto numero 8. Al limite dopo, sai cosa faccio? Faccio tutti gli screenshots a finale del video. Così potete vedere anche voi. Anna Flora, voto la foto numero 8. Emilia Grasso, secondo me la foto più bella è la numero 9. Vale Vanoncini, voto la foto numero 4. Lucia Nacci, la foto numero 7. Pur la nonna ha votato te la nonna. Ma quando mai la nonna che vota non vota la sua nipotina? Ma guarda te, nonna! The Mermaids Pink, voto la numero 7, coi cocci. Namo. Girl Barbie 10, per me la numero 8. Sotto ci sono 3 commenti. Melissa Lupo, anche per me. Poi io ho commentato sotto dicendo a Melissa se poteva scrivere il numero nei commenti, e ha scritto numero 8. Aspettate. Aspettate. Oh, allora. Ok.
Quindi Melissa Lupo vota la numero 8. Non siamo sfocati. Di più. Ok. Allora, Isabella Maggi, abbiamo già detto dei bambini, vota... Ah, vabbè, i bambini di Isabella Maggi votano la numero 5 e Isabella Maggi, che è la mamma, vota la numero 5. Quindi, andiamo avanti. Alena Dimo vota la numero 2. Skipper Roberts, io voto la numero 1 per l'atmosfera natalizia ricreata nella foto, anche se ci sono altre foto molto molto belle, ma la numero 1 trasmette emozioni, concordo. Video storie di plastica, vota la numero 8. Nazareno Platano, vota la numero 9. Aspettate che chiudo la finestra e fa freddo. Manila Punturiero, vota la numero 8. Simo Game. Simone, che cazzo, hai votato pure tu? Vota la numero 8. Alex Dimo vota la numero 2. Tu hai votato e io non ho potuto votare perché non potevo scrivere nei commenti. Allora, io ho guardato tutte le foto. Le foto, vabbè, anche le nostre, mi sono piaciute come le abbiamo scattate. Però, come ha detto anche Skipper Roberts, la foto numero 1 mi è piaciuto, è piaciuta, scusate, tanto, è di Erika Mazzani. Mi è piaciuto molto, molto, molto. Quindi il mio voto va alla numero 1. Allora, prima di andiamo a conteggiare, volevo ringraziare Erika Mazzadi e Erika Caputo, Simona e me, per aver partecipato a questa bellissima iniziativa data da Punta Spilli Moda per Bambole, alias Pamela De Lorenzi. Grazie per averci fornito dei tuoi tutorial, bellissimi, la giacchetta pure bella, io ho tenuto il cartamodello perché magari più avanti ne vorrò cucire ancora. Quindi me la sono tenuta. Le altre non ho potuto farli perché ho la stampante KO, morta, caput. Quindi, niente, quando se poi me la riprenderò, me li farò l'anno prossimo, il prossimo Natale, me li faccio i pacchettini. E niente, è stata bellissima, è stato bellissimo giocare. Ti è piaciuto? Giocare? E parla. Sei con la bottiglia, ma cosa fai? Il Weberon? No. Sì, ho sete. Nel video bevi? Sì, ho sete. Vabbè, comunque, mi sono divertita. Grazie veramente a tutti che, anche a voi che avete votato. Non sputacciare nella bottiglia, per favore. E... ma cosa succede? E niente, grazie a tutti per aver partecipato, perché anche voi avete partecipato votando le foto. Detto questo, Simona, noi ci dovremmo anche andare a preparare. Sì, sì. Non andare a fare. Ecco. Quindi... cioè, guarda i capelli. Guarda i capelli, non hanno senso. Guarda, non hanno senso. Non hanno senso. Mona Lisa, Mona Lisa. No, non c'è i capelli rossi. Beh, allora andiamo a conteggiare. Abbasso lo schermo. Ecco qua. Buonasera. Penso che sia dritto lo schermo. Addrizziamo. Buonasera. La numero 1 ha ricevuto 4 voti. 1, 2, 3, 4, perché il quarto era il mio. 4. La numero 2 ha ricevuto 2 voti. La numero 3 ha ricevuto 0 voti. Andiamo a giocare all'8. La numero 4 ha ricevuto 1 voto. La 5 2 voti. Aiuto. Zero. La numero... basta. dai. La numero 7 ha ricevuto 2 voti. La numero 8, oddio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la peppa, 12 voti, e la numero 9, 3 voti. La numero 8 quanti voci ha voti ha ricevuto? 12. Ma dai, li hai detti tutti in inglese, anche il 12 devi dirlo in inglese. Ciuccio!
se lo so. Se lo sapevi? Se lo sapevi l'avresti detto! Perché? Ma se lo so, voglio stare zitta! Ma se lo so, voglio stare zitta! Comunque vince la numero 8, cioè Alissa, la mia foto. Alissa! Non pensavo che Alissa è una bomba. È una bomba! Alissa! Perché Alissa è Alissa? Comunque grazie veramente a tutti che mi avete votato. Vi ringrazio veramente. Non pensavo di vincere perché c'erano tante altre foto belle. Le foto di Erika Mazzati mi sono piaciute la prima, poi io pensavo che vinceva lei perché era veramente, veramente bella. Comunque, niente, detto questo, grazie veramente di tutto cuore. Speriamo che si risolva per la legge Coppa. Anzi, vi dico un'altra cosina. Allora, adesso Simona ha il canale suo, che verrà trasformato. Utilizzeremo il suo canale YouTube. E invece di game, non ci sarà più Fortnite, non ci sarà più niente di videogiochi, perché tanto andrà in legge Coppa. Perché quindi... prima c'era Fortnite, GTA e Minecraft. Quindi è venerdì 13. È inutile tenere il canale aperto, perché tanto vabbè. E verrà trasformato in Valentina e Simona. Quindi ci sarà il secondo canale dove andremo a fare altre cose, comunque poi l'annunceremo in un altro video e metteremo il link quando lo trasformeremo. Niente, se volete, vabbè, Simu Game, vabbè, no, faremo tutto in un altro video, dai, che metterò il link, dai, adesso non perdiamo tempo. Devo andarmi a lavare, che ci dobbiamo andare a lavare, mi devo andare a preparare. Buon anno a tutti quanti ragazzi, un bacione. Divertitevi stasera e non scoppiate i botti, mi raccomando, Che fate spaventare gli animali! No, ai botti! No! Che poi vi fate male pure voi. E si spaventano gli animali. Qui in campagna da noi non sparano. Non sparano, sparano. Non sparano. Non sparano botti. Mai nessun botto perché tutti hanno gli animali. Perché ci sono le capre, le pecore, i galli, le mucche, le galline, i cani, i gatti, le capre, i cavalli. C'è pure Simona, le capre. Ma come? Certo. Ma come certo? Ciao. Ciao. Buon anno.